Benvenuti amici YouTube in questo nuovo video sulle AI in italiano. Oggi andiamo a vedere Microsoft Office 95 e Publisher 95, entrambi in lingua italiana. Come sempre li troverete in descrizione nell'articolo. Queste due versioni di Office e Publisher sono adatte soprattutto per Windows 95 e sono le prime create a 32 bit. Office 95 è una versione ISO che ho ricostruito io, mentre Publisher 95 ha i file tramite floppy che io ho estratto direttamente. Adesso però andiamo a scoprire prima Office 95. Inserite il disco. E ci avvierà la finestra di avvio, dove troveremo il tasto per installare Office, il sampler, ovvero le informazioni delle applicazioni di Office, e scrivere il contenuto. Per adesso andiamo a installare Office col primo tasto. Faccio un clic su continua. Se necessario, inserite il vostro nome e la vostra società, se ce l'avete, e inseriamo il codice di Office. Dopo aver messo il codice, fate due volte clic su OK. Potete scegliere o l'installazione tipica, o quella minima, o quella personalizzata, o quella tramite CD-ROM, ovvero da avvio live. Io faccio quella personalizzata per selezionare tutte le opzioni. Faccio un clic su seleziona tutto, e in automatico ci installerà tutto. Facciamo clic su continua e attendiamo che Office copi i file. Ora l'installazione è stata completata, facciamo clic su OK e ora Office è stato installato. Ora andiamo a installare Publisher 95. Come vi ho detto all'inizio video, rispetto a Office 95 che aveva la ISO, Publisher 95 ha il setup tramite floppy disk, che però vi ho uniti direttamente in un'unica cartella. L'installazione è la medesima anche qui in Microsoft Publisher. E anche qua Publisher è stato installato, faccio un clic su OK e anche qua abbiamo terminato di installare anche Publisher. E ora per testare il tutto andiamo ad aprire i programmi di Office e Publisher. Proviamo con il più famoso, ovvero Word, e ci apparirà per la prima volta l'introduzione, dove possiamo scegliere tutte le funzioni da abilitare. Potete scegliere di modificare le impostazioni come volete, anche qua, come ormai si fa sempre. Controlliamo la versione di Word. Qua ci dirà la versione 7.0, ovvero Office 7, una delle prime versioni rilasciate. Abbiamo già tutte le normali impostazioni di Word e, come vi ho detto già prima, è la prima versione di Office ad essere creata soprattutto per Windows 95, ovvero per sistemi a 32 bit, possiamo personalizzarlo come vogliamo e come vedete le impostazioni funzionano. Anche la scrittura funziona come deve. Abbiamo visto che Word funziona correttamente. Facciamo la stessa cosa con Excel, anche qua ci appariranno le nuove caratteristiche. Proviamo a fare un calcolo con la somma. Selezioniamo due caselle, facciamo 10 più 40 e 50, anche qua funziona correttamente, però non so se è un bug o qualcosa, però come vedete ci sono apparsi vari fogli, cioè fino al 16. Di solito sarebbero 3 fogli, invece qua ce ne sono 16, non lo so nemmeno io. Qui appare anche la guida per gli utenti di Lotus 1, 2 e 3, che anche Lotus era una suite di ufficio. Stesso discorso di Word. Postazioni sono le medesime. Proviamo PowerPoint, anche qua le nuove caratteristiche. Possiamo scegliere già l'autocomposizione o un modello. Proviamo un modello. Anche qua PowerPoint, stesso discorso degli altri due. Era una delle prime versioni che non aveva la barra con le presentazioni di PowerPoint, però anche qua funziona correttamente. Anche Microsoft Chat, che è il famoso plugin per creare grafici anche nelle altre versioni di Office, anche PowerPoint è rimasto lo stesso. Andiamo a vedere Access, insomma fa il suo lavoro. Abbiamo anche il raccoglitore di Office, che praticamente è il contenitore di tutti i file. Se vogliamo aprire un file di Word, di Excel o di PowerPoint, possiamo farlo direttamente in una finestra.
magari per fare dei progetti, possiamo aggiungerli, come vedete, documento di Word, foglio di lavoro di Excel, grafico di Excel o presentazione di PowerPoint. Poi c'è Microsoft Schedule più, che è un programma per gestire il calendario e l'orario. Ho aperto per adesso una piccola versione di Schedule. Come vedete, è una piccola agendina dove segnarvi tutti i vostri progetti, sia giornaliero, settimanale, mensile, pianificazioni, un'attività o i contatti, ovvero la rubrica. Molto interessante, soprattutto al giorno d'oggi. E poi, come abbiamo visto prima, abbiamo installato anche Microsoft Publisher, che è separato dalla versione di Office. Possiamo scegliere di creare una creazione di guidata, una creazione guidata, possiamo scegliere la maggior parte delle opzioni, dal notiziario, volantino, la targa, il biglietto da visita. Guarda, guarda, c'è anche l'origami. Possiamo creare una pagina vuota o una pubblicazione esistente, ovvero quelli già aperti. Proviamo a fare un origami. Possiamo scegliere di fare una tazza, una barca, un pappagallo, gru. Per il momento. Proviamo a scrivere qualcosa. Questo è l'ingrandimento delle scritture. Anche qua funziona correttamente. Anche qua Publisher funziona come deve. Sembra diverso anche dagli altri Office, infatti anche dalle proprietà possiamo vedere che è una versione un po' diversa. Era una versione separata a Office, come vi ho detto anche prima. Questi erano i programmi principali di Office più Publisher. In più, per chi vuole, possiamo avviare l'avvio rapido di Office, l'indicizzatore della ricerca rapida, ovvero per cercare i file più velocemente, e poi la barra di strumenti di Office. Qui abbiamo tutte le impostazioni per aprire le applicazioni di Office, però possiamo aggiungere anche le nostre cartelle come vogliamo. Ad esempio, le preferenze. Proviamo ad aprire la barra dei programmi, infatti, accessori e desktop. Anche qua funziona tutto correttamente. La versione è la medesima, ovvero la 7. Insomma, come abbiamo visto, Office 95, che comprende Word, Excel, PowerPoint, Access e Schedule più, e Publisher 95 funzionano alla perfezione. Non ho avuto nessun problema, nessun rallentamento. E poi per chi volesse disinstallarlo, può andare sul pannello di controllo e disinstallarlo. Però per il resto, Word e tutte le applicazioni di Office e anche Publisher incluso funzionano correttamente. Per ora concludo qui questo nuovo episodio delle Rarità in Italiano. Come sempre troverete in descrizione il link all'articolo per scaricare Office 95 e Publisher 95. Io termino qui questo video. Grazie mille per avermi seguito. Vi ricordo di mettere un mi piace alla pagina Facebook per ricevere tutti gli aggiornamenti del canale. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per vedere tutti i nuovi video che usciranno. E l'appuntamento è al prossimo video, come sempre.